Abbiamo parlato del saggio di Herbert Marcuse sulla cultura affermativa e abbiamo visto che il saggio si concludeva con la seguente riflessione. La cultura affermativa che è critica astratta è costretta sempre più a recedere, a vedersi negati quegli spazi di libertà astratta che aveva, proprio in quanto questi spazi di libertà sono spazi di libertà e dunque di critica solamente astratta e per questo autodistruttiva. Ebbene, questa autodistruzione, questo collasso della cultura affermativa, della cultura borghese, ottocentesca, segna anche l'implosione dell'arte. Dell'arte borghese, dell'arte astratta, che è sì critica anch'essa, ma proprio in quanto astratta è autodistruttiva. E allora, appunto, il saggio di Marcuse si concludeva con questo interrogativo. Da un lato, Marcuse dice: è la dimensione del corpo che permette di costituire una solidarietà finalmente efficace. Una critica non solamente astratta, ma che sappia effettivamente contrastare le istanze standardizzanti proprie della seconda natura, del capitalismo amministrato che sempre più si vuole imporre a scapito degli elementi qualitativi diversi che si vogliono appunto sottrarre a questa standardizzazione collettiva. E tuttavia, dice Marcuse, questa dimensione della solidarietà basata sulla sensibilità e dunque sul corpo, sulla solidarietà empirica che passa per la dimensione erotica, sensuale del corpo, ebbene, questa dimensione di solidarietà collettiva è in qualche modo utopica. Sostanzialmente è impossibile realizzarla. È appunto un paese di cuccagna, diceva Marcuse. È qualcosa sì che possiamo immaginare, ma appunto non lo possiamo realizzare. Dunque, il dire, la concretezza, è in qualche modo sempre affermarla in modo astratto, ricadendo dunque nell'errore che faceva la cultura affermativa. In fin dei conti, questa era anche la critica che la sinistra hegeliana faceva a Hegel. Affermare la concretezza significa perdersi nell'astrazione. Bisogna uscire dall'affermazione per agire realmente. Ecco, quindi da un lato la corporeità che fonda l'emancipazione collettiva, la solidarietà fra tutti, nel momento in cui è solo proclamata, si rivolge di nuovo nell'utopia. Dall'altra, però, se non agiamo in questo modo mediato dal corpo sensibile, l'arte stessa implode. Ecco allora dunque che su questa antinomia si chiude il saggio di Marcuse e in fin dei conti a partire da questa stessa antinomia si apre il saggio di Benjamin sull'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica. Un testo che è scritto negli stessi anni in cui Marcuse scrive il suo testo, che vuole proprio cercare di dare una risposta agli interrogativi irrisolti che Marcuse pone nel suo saggio sulla cultura affermativa. E dunque, che cosa propone Benjamin? Beh, anzitutto Benjamin parte dalla constatazione di Marcuse. La cultura affermativa ha fallito. L'arte borghese è morta, è venuta a mancare. Da questo terreno di partenza che Benjamin condivide con Marcuse, Benjamin cerca di andare oltre e di dare una risposta a partire da questo punto di partenza. E qual è la risposta che cerca di dare Benjamin nel suo saggio?
Beh, la risposta è bisogna fare una nuova tipologia di arte. Preso atto della morte dell'arte borghese, non dobbiamo rinunciare totalmente all'arte, in nome di una solidarietà mediata dal corpo che in realtà è totalmente astratta perché irrealizzabile. Bisogna invece cercare di costituire una nuova forma d'arte, diversa, post-borghese, che sappia affrontare i problemi relativi all'emancipazione, che l'arte borghese non ha saputo affrontare e per questo è andata esaurendosi. Ecco dunque la tesi di Benjamin è quella per la quale va trovata una nuova forma d'arte, che non si autoannienti come è successo per l'arte borghese, per l'arte della cultura affermativa. E appunto questa nuova forma d'arte va trovata, ad avviso di Benjamin, attraverso l'utilizzo delle nuove forme espressive che la tecnica mette a disposizione. È un'arte dunque mediata dalla tecnica, un'arte che si fonda sui supporti tecnici. E il supporto tecnico fondamentale è la macchina fotografica, la macchina da presa. E questa nuova arte, vedremo, è un'arte che punta ad essere arte di massa. In fin dei conti, questo è un po' il punto. Bisogna uscire dall'arte contemplativa di tipo borghese per costituire un'arte di massa. Dunque, Benjamin fa un elogio di quest'arte di massa che sta sui fondamenti della tecnica ed è un elogio tuttavia che tiene sempre aperto il momento dialettico. Benjamin vede che la costituzione di questa nuova forma d'arte nell'epoca post-borghese è una forma d'arte che rischia di rinnegare il suo lato emancipativo per aprire le strade ad una nuova regressione, della quale sarebbe responsabile appunto questa nuova forma d'arte. E che cosa è che distingue l'arte borghese, l'arte della cultura affermativa, da questa nuova arte? Beh, ciò che distingue queste due forme d'arte è ciò che Benjamin chiama aura. L'arte della cultura affermativa è arte auratica. E che cos'è l'aura? L'aura è ciò che deriva dal qui ed ora dell'opera d'arte. L'opera d'arte non è una cosa fra cose, non è una cosa che possiamo possedere, ma è qualcosa che sta nell'attimo, nell'istante, si consuma nel qui ed ora. Dirà Adorno, l'opera d'arte è come l'arcobaleno che scompare non appena il viandante si avvicina. Oppure ancora, dice Adorno, con la famosissima immagine, l'opera d'arte è come il fuoco d'artificio, che appunto si dà nell'esplosione, nell'equilibrio precario dell'esplosione, cerca di tenere assieme gli opposti, che immediatamente dopo l'esplosione si dissolvono senza lasciare traccia di sé. Ecco, l'opera d'arte in questo Benjamin Adorno, sono d'accordo, è qualcosa che si consuma nell'istante, che non è mai acquisito, e la teoria sull'arte, la riflessione sull'arte è sempre un tentativo di recuperare quell'istante che è passato e che non è più afferrabile. Ecco, proprio quell'istante è il qui ed ora, il consumarsi immediato dell'opera d'arte, che proprio in quanto opera d'arte e non cosa tra le cose, si consuma sempre nel qui ed ora. Ecco, l'arte borghese era proprio caratterizzata da questa immediatezza, questa esplosione dell'opera d'arte che si dissolve nell'attimo stesso della fruizione e che dunque
può essere sempre guardata da nuove prospettive e che non è mai del tutto esauribile, proprio perché ogni volta si dissolve nell'espressione dell'istante. Ecco, l'aura è proprio ciò che si fonda sul qui ed ora dell'opera d'arte, che appunto appare nell'attimo irripetibile del suo darsi. Per questo non è mai posseduta e proprio per questo non è mai riproducibile. Ecco qui la parola chiave, no? L'arte invece post-borghese è un'arte riproducibile. E per questo l'opera d'arte post-borghese è un'opera d'arte che ha perso l'aura, che è appunto riproducibile, che ha perso questa dimensione dell'esplosione, del darsi nell'attimo e del poi dissiparsi. E questa dimensione euratica, che è stata perduta da questa nuova forma d'arte post-borghese, ebbene questa dimensione euratica osserva Benjamin anche in questo punto, in perfetta sintonia con Adorno, è la dimensione sacrale. L'opera d'arte tradizionale, potremmo dire, l'opera d'arte auratica, affonda le sue radici nel sacro. Che cos'è il sacro? Beh, il sacro è ciò che è separato. È quel luogo del tutto particolare che in certi momenti del tutto particolari permette all'uomo arcaico di rapportarsi con il divino in un certo momento e in un certo spazio ben definiti. Quindi la dimensione del sacro non è mai una dimensione che viene vissuta quotidianamente, in ogni momento, in ogni luogo. La dimensione del sacro invece è sempre relegata in un luogo, in un tempo ben definito. In quel luogo, in quel tempo, si manifestano gli spiriti, si manifestano le divinità. Questa è la dimensione del sacro, che appunto si manifesta nella sua potenza, nel brivido, direbbe Adorno, proprio in quell'attimo lì, in quel tempo, in quel luogo lì. E appunto questa manifestazione degli dèi nel tempo e nel luogo del sacro, separato dalla quotidianità, è una manifestazione che si dà nel brivido, non ci si familiarizza mai col sacro. Il sacro è ciò che si dà nell'attimo e che sfugge sempre, e che in qualche modo sovrasta, schiaccia. Questa dimensione sacrale è esattamente la dimensione auratica. L'opera d'arte auratica affonda le sue radici nel sacro, è un sacro ormai secolarizzato, dirà Adorno. Si dà anch'essa come la dimensione sacrale nel luogo, nel tempo prestabilito, nel qui ed ora, non è mai esauribile fino in fondo. E appunto come il fuoco d'artificio si consuma in quell'attimo che non è mai esauribile totalmente dal discorso, proprio perché potremmo dire con Wittgenstein non è un fatto, l'opera d'arte non è un fatto, è sempre oltre ciò che accade. A tal proposito Benjamin scrive nel quinto capitoletto del suo saggio sull'opera d'arte: la ricezione di opere d'arte avviene secondo accenti diversi, tra i quali ne emergono due tra loro opposti. Il primo di questi accenti cade sul valore cultuale, l'altro sul valore espositivo dell'opera d'arte. Ecco, questa è una distinzione decisiva che fa Benjamin tra valore cultuale e valore espositivo dell'opera d'arte. Il valore cultuale segna proprio il rapporto con il sacro, che poi nella dimensione esterittica va secolarizzandosi, ma che sta sempre alla base dell'opera d'arte, appunto. L'opera d'arte è qualcosa che si dà nel qui ed ora,
Questo è il valore cultuale. Dall'altro invece abbiamo il valore espositivo dell'opera d'arte, che va incrementandosi tanto più la tecnica sta a fondamento della riproducibilità dell'opera d'arte. Il primo di questi accenti, scrive Benjamin, cade sul valore cultuale, l'altro sul valore espositivo dell'opera d'arte. La produzione artistica comincia con figurazioni che sono al servizio del culto. Di queste figurazioni, come si può ammettere, è più importante il fatto che esistano rispetto al fatto che vengano viste. Qui la dimensione sacrale, cultuale, è separata, appunto, non deve essere vista, non deve far parte della quotidianità. L'alce che l'uomo dell'età della pietra raffigura sulle pareti della sua caverna è uno strumento magico. Egli lo espone davanti ai suoi simili, prima di tutto, perché è dedicato agli spiriti. Oggi sembra addirittura che il valore cultuale come tale induca a mantenere nascosta l'opera d'arte. Certe statue degli dei sono accessibili soltanto al sacerdote nella sua cella. Certe immagini della Madonna rimangono coperte per quasi tutto l'anno. Con l'emancipazione di singoli esercizi artistici dall'ambito del rituale, aumentano le occasioni di esposizione dei prodotti. L'esponibilità di un ritratto a mezzo busto, che può essere inviato dovunque, è maggiore di quella della statua di un dio che possiede una propria dimora permanente all'interno di un tempio. L'esponibilità di un dipinto su tavola è maggiore di quella del mosaico o dell'affresco che l'hanno preceduta. E se l'esponibilità di una messa forse non era in sé inferiore a quella di una sinfonia, tuttavia la sinfonia sorse nel momento in cui la sua esponibilità prometteva di diventare maggiore di quella di una messa. Con i vari metodi di riproduzione tecnica dell'opera d'arte, la sua esponibilità è cresciuta in misura così poderosa che la discrepanza quantitativa tra i suoi due poli si è trasformata in un cambiamento qualitativo della sua natura. Come infatti nella preistoria l'opera d'arte, attraverso il peso assoluto che risiede nel suo valore cultuale, era diventata principalmente uno strumento della magia, che soltanto più tardi venne riconosciuto in certo modo quale opera d'arte, oggi, attraverso il peso assoluto che risiede nel suo valore di esponibilità, l'opera d'arte si trasforma in un'opera con funzioni completamente nuove, delle quali quella di cui siamo consapevoli, ossia quella artistica, si profila come quella che più avanti si può riconoscere come quella marginale. Certo è che attualmente la fotografia e poi il cinema forniscono i pretesti più sfruttabili in vista di questa cognizione. Ecco qui che c'è la dichiarazione di intenti, in qualche modo. L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, l'opera d'arte che ha perso l'aura, è anzitutto l'opera d'arte che si richiama all'ambito del cinema e della fotografia. Ecco, dunque, l'aura è andata perduta, il cinema, la fotografia hanno fatto sì che l'opera d'arte andasse perduta. A tal proposito Adorno replicherà dicendo che l'aura in realtà non è andata perduta, non ha ragione Benjamin, anzi sarebbe qualcosa di positivo se fosse andata perduta. L'aura, lungi dall'essere andata perduta, è diventata putrefatta, dice Adorno, che sviluppa una polemica molto complessa con questo saggio di Benjamin, dicendo che manca dialettica in Benjamin.
insomma, adesso non è il caso di affrontare questa disputa tra Benjamin e Adorno. Invece, appunto, l'importante è questo, è capire che l'arte non auratica è rappresentata dal cinema e dalla fotografia anzitutto, non soltanto in realtà, ma questi due ambiti sono quelli fondamentali. E nonostante ciò, Benjamin, che già prima di scrivere questo saggio aveva riflettuto sulla fotografia, ci dice che non tutta la fotografia ha perso l'aura. Le prime fotografie borghesi avevano in qualche modo ancora un rapporto con la morte, con l'istante. Mentre via via che passava il tempo queste fotografie si sono spopolate, non ci sono più gli uomini. Le fotografie sono diventate come la scena del crimine, dice. Non ci sono più uomini e in questo modo appunto è venuta meno l'aura, è venuta meno questa dimensione di sacralità dell'opera, o per dirla in altri termini, sempre più esponibilità, sempre meno valore cultuale. No, se nelle prime fotografie il ritratto naturale dell'uomo borghese, poi defunto e quindi ricordato attraverso la fotografia, ha ancora un suo valore auratico, pian piano che passa il tempo, la fotografia perde del tutto questo suo valore, fino appunto a ritrovarci le fotografie nelle riviste patinate, che hanno perduto totalmente il loro valore cultuale. Nella fotografia, scrive Benjamin, il valore di esponibilità comincia a sostituire su tutta la linea il valore cultuale. Quest'ultimo, però, non arretra senza opporre resistenza. No? All'inizio c'è questo volto umano della fotografia dell'uomo borghese che suscita malinconia, dice Benjamin. E pian pianino invece l'uomo scompare dalla fotografia. Non c'è più umanità. Ma che cos'è che fa venire meno questa dimensione auratica? Appunto un aspetto della tecnica. E questo aspetto della tecnica è l'apparecchiatura. La fotografia e soprattutto il film sono sempre mediati da una apparecchiatura estremamente ingombrante che penetra l'opera dall'interno, la manipola e opera dall'interno un'azione che è di costrizione e al contempo di libertà che questa apparecchiatura esercita sull'opera d'arte prodotta mediante l'apparecchiatura. A tal proposito, per mettere in scena questa antinomia che l'apparecchiatura impone alle opere d'arte che scaturiscono da essa, appunto, che si dibattono tra costrizione e libertà, entrambe fornite dalla mediazione dell'apparecchiatura. Ebbene, per individuare questo rapporto, Benjamin ci dice che il regista, nella costituzione di un film, sta al chirurgo come il pittore, cioè il produttore di opere auratiche tradizionali, sta al mago. Cosa significa? Ma significa che il mago è ciò che agisce imponendo semplicemente le sue mani nella direzione di ciò verso cui fa la magia. Ma imponendo le sue mani, da un lato accresce la sua autorità, ma dall'altro si tiene ben a distanza rispetto a ciò che deve patire la sua opera magica. Invece il regista è come il chirurgo. Se il mago si tiene a distanza, il chirurgo penetra, va dentro al paziente. Da un lato
diminuisce la sua autorità, in quanto il chirurgo, a differenza del mago, deve fare attenzione. Ogni suo singolo movimento deve essere accurato, minuto. Dall'altra, però, il chirurgo, a differenza del mago, penetra, domina dal di dentro e dunque costringe, è estremamente invadente, laddove il mago appunto si teneva a distanza. Ecco, il mago sta al pittore, il pittore si tiene sempre a distanza, mentre il regista sta al chirurgo. Il regista, proprio attraverso l'apparecchiatura, penetra l'opera d'arte cinematografica che si costituisce sempre nel mezzo dell'apparecchiatura, e costituendosi nel mezzo dell'apparecchiatura viene manipolata totalmente dall'apparecchiatura. L'apparecchiatura penetra l'opera d'arte, la manipola totalmente, esattamente come il chirurgo invade totalmente il corpo che va, sul quale va a lavorare. E l'apparecchiatura, in quanto è manipolazione totale dell'opera d'arte non auratica, è finzione totale. Il cinema è totalmente finzione. Se quando l'uomo borghese andava a teatro si immedesimava, ci credeva nel teatro che osservava, la massa di spettatori che va al cinema e guarda lo schermo non si può mai immedesimare del tutto con ciò che vede. Sa che è finzione. Non c'è mai gente in carne ed ossa che prova empatia con il pubblico, che ha davanti un pubblico in carne ed ossa, com'era il caso del teatro. No, nel cinema non, gli attori non hanno mai davanti un pubblico in carne ed ossa. Gli attori cinematografici hanno davanti a loro sempre e soltanto una macchina da presa. E se la scena non viene bene, può essere rifatta anche 10-20 volte. Si possono mettere effetti sonori, effetti speciali. Cioè l'azione è sempre artefatta, manipolata, finta. E solo dopo, successivamente, arriva ai fruitori, quando ormai è stata totalmente manipolata, totalmente costruita. Il cinema è sempre asettico, è sempre totale finzione, non c'è empatia tra l'attore e il pubblico. Tant'è vero che l'attore non ha davanti il pubblico, ha davanti una macchina da presa. E per questo l'attore è sempre sostituibile. A teatro devi essere un bravo attore, se no non riuscirai a fare mai una scena come si deve. Mentre l'attore, proprio in quanto il film è sempre manipolato, costruito in mille modi, può essere anche un pessimo attore. L'attore è sempre sostituibile, e tanto più il capitalismo propone il culto delle star, che vengono fatte sembrare come insostituibili e preziose, quanto più, dice Benjamin, in realtà ogni attore cinematografico, ogni star è sempre sostituibile. L'attore di cinema è totalmente impotente, proprio in virtù di questa manipolazione totale che l'apparecchiatura impone sul prodotto, anzi potremmo dire da dentro il prodotto cinematografico stesso. A tal proposito, per indicare questa impotenza dell'attore di cinema, questa sostituibilità dell'attore di cinema, Benjamin si rifà a Pirandello, e Benjamin cita Pirandello dicendo: l'attore cinematografico, scrive Pirandello, si sente come in esilio non soltanto dal palcoscenico, bensì dalla propria persona, perché la loro azione, l'azione viva del loro corpo vivo, là, sulla tela dei cinematografi, non c'è più. C'è la loro immagine soltanto, colta in un momento, in un gesto, in un'espressione che guizza e scompare. Avvertono confusamente
come un senso smanioso, indefinibile di vuoto, anzi di vuotamento, che il loro corpo è quasi sottratto, soppresso, privato della sua realtà, del suo respiro, della sua voce, del rumore che esso produce muovendosi, per diventare soltanto un'immagine muta che tremola per un momento sullo schermo e scompare in silenzio, d'un tratto, come un'ombra inconsistente, gioco d'illusione, su uno squallido pezzo di tela. Pensa la macchinetta alla rappresentazione innanzi al pubblico, con le loro ombre, ed essi debbono contentarsi di rappresentare innanzi a lei. Si recita il meno possibile, scrive Benjamin, e l'attore è diventato un attrezzo. E tuttavia si diceva questa costrizione che il cinema porta con sé però anche assieme un valore di potenziale emancipativo, di libertà del tutto nuova. Come mai? Perché l'apparecchiatura introduce nuovi campi esperienziali. Gli effetti speciali, lo zoom, sono qualcosa che riesce a far fare nuove esperienze ai fruitori. Fruitori che, inoltre, quest'altro è un punto fondamentale del discorso beniaminiano, i fruitori del cinema sono molti di più. L'arte non auratica è arte di massa. Il pubblico che va a vedere il film al cinema è un pubblico di esperti, no? Questa tematica brechtiana che Benjamin abbraccia. È un pubblico di esperti e che vive la sua fruizione in modo distratto. Se l'arte auratica borghese si fondava sulla contemplazione davanti all'opera d'arte, le masse che vanno al cinema invece sono masse distratte. E in questa distrazione, tuttavia, si costituisce la possibilità di fare nuove esperienze e in qualche modo di emanciparsi. Ora, capiamo che questo discorso che fa Benjamin taglia fuori un sacco di opere d'arte contemporanee che richiedono invece una dimensione di contemplazione. Se io guardo un quadro di Picasso, se leggo un libro di Joyce, io ho bisogno di contemplarlo. Devo essere preparato. Non posso affidarmi alla distrazione. Dunque, questo ci fa capire che l'oggetto del saggio beniaminiano è anzitutto il cinema e la fotografia, che stanno in questa dialettica, dunque potremmo quasi dire in questa dialettica dell'illuminismo. La tecnica ha delle potenzialità emancipative, permette una emancipazione delle masse attraverso ciò che Benjamin chiama una politicizzazione dell'arte. Le masse, fruendo distrattamente queste nuove opere d'arte, si emancipa e dunque acquista nuove consapevolezze politiche. Dall'altra, tuttavia, Benjamin vede anche le potenzialità regressive di questa nuova arte, che proprio in quanto manipola per mezzo della tecnica, proprio per mezzo di quella tecnica che ha delle potenzialità emancipative, può invece mostrare dei lati assolutamente regressivi. L'elogio della tecnica
È quell'elogio che i futuristi italiani fanno. Troviamo alla fine del saggio di Benjamin una lunga citazione di Marinetti. Ebbene, l'elogio della tecnica è ciò che porta al colonialismo, alla guerra che attraverso la massimizzazione della violenza vuole togliere le contraddizioni tra rapporti di produzione e forze produttive, l'orizzonte entro il quale si muove Benjamin è esplicitamente un orizzonte marxiano, ebbene attraverso la massimizzazione della violenza, mediante la tecnica, i futuristi italiani, o i fascisti più in generale, vogliono togliere le contraddizioni tra rapporti di produzione e forze produttive. Massimizzando la violenza, si vogliono mantenere i rapporti sociali di dominio già esistenti. Questo è ciò che appunto fa il fascismo e questo è ciò che va definito come estetizzazione della politica. Ebbene, a questa estetizzazione della politica il comunismo deve rispondere con una politicizzazione dell'arte che si fonda anch'essa sulle potenzialità, questa volta emancipative, della tecnica, che stanno a fondamento di questa nuova arte che nasce sulle macerie dell'autodistruzione dell'arte che era stata testimoniata dalla cultura affermativa.